Eccolo stivalo mai ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, Arzin nel canale, un altro video insieme in cui dobbiamo andare a parlare assolutamente di un argomento che ormai è calzante, è ferrante, è sempre più presente nei nostri giorni e anche Tutto Sport, che era un giornale fondamentalmente sempre pro Agnelli, pro Allegri, ha cominciato veramente a sdoganare il discorso Allegri out e continua comunque a proporci delle motivazioni pro e contro l'addio di Allegri, quindi andiamo a sviluppare questo diciamo argomento e poi l'argomento di Maria, che ha fatto intendere anche tramite la moglie, tramite i social, che non è contento della situazione alla Juve e vorrebbe andare via. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti community, lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti gli strabilianti abbonati. Allora, Allegri Juve, siamo di nuovo ai saluti? Pro e contro della possibile separazione. L'eliminazione contro il Siviglia e la clamorosa batosta di Empoli hanno rimesso tutto in discussione. Se fino a qualche settimana fa la posizione di Massimiliano Allegri sembrava essere salda, ad oggi è tutt'altro che sicura la permanenza del tecnico anche per la prossima stagione. Il rapporto con Joel Elkann è saldo e testimoniato dalla carica di capo dell'area sportiva della Juventus, che è il numero uno di Exor, ha dato al suo allenatore livornese, che non ha però saputo ripagare con i risultati la fiducia che gli è stata concessa. Tipico atteggiamento comunque dei responsabili o dei capi di mettere più carichi di lavoro su una persona per vedere come se la cava, se fa bene lo esaltano, se non fa bene lo mandano via. Tipico modo per far implodere la persona che magari è piena di tracotanza, di arroganza, pensa di essere più di quello che è e diciamo è l'unico modo anche utilizzato dalla CIA e da altre agenzie di alto livello per testare i suoi impiegati. Vediamo quindi quali potrebbero essere pro e contro di un addio di Max a 2 anni dalla naturale scadenza del suo contratto. Stessa situazione molto simile a quella dopo Ajax, Juve 1, Ajax 2, 2018-2019. I pro. Perché salutare Allegri a fine stagione? L'umore attorno alla Juve non è sicuramente dei più positivi di questi tempi. La maggior parte dei tifosi pare ormai aver scaricato del tutto quello che un tempo era il condottiero dei 5 scudetti di fila e che ora sembra solo la coppia sbiadita di quello che è stato. Max è poi a passo sempre più nervoso e stanco di una situazione, quella extracampo, che da diversi mesi ha assunto le sembianze di una spada di Damocle, che è un appellativo che spesso utilizzo anch'io, che ciclicamente torna a colpire la signora come quando vuole. E poi c'è il rapporto con i giocatori, con alcuni senatori che si vocifera di avrebbero voltato definitivamente le spalle dopo un'annata di non gioco e di sottomissione all'avversario di turno. Parliamo di Bonucci su tutti, Quadrado e Di Maria. Io faccio questi 3 nomi, ma ovviamente ci sono anche tanti altri giocatori. I contro. Tra i contro c'è sicuramente l'oneroso contratto, per l'appunto, quindi soltanto si parla di economia qui, non di, non so, leadership, importanza della gestione dello spogliatoio, doti particolari di Max. Chiudere prima del previsto l'Allegri bis potrebbe sicuramente avere degli, diciamo, degli effetti onerosi nei costi, a meno di dimissioni da parte dello stesso mister, che però non appaiono al momento come un'ipotesi da poter prendere in considerazione. Lui stesso ha detto: io voglio rimanere alla Juve, sento di voler fare di più, sento di voler dare tutto, di non mollare la barca proprio in questo momento, come quasi a voler far intendere che lui ci tiene. Si dovrebbe così andare a puntare su un sostituto dell'ingaggio contenuto. Tudor non a caso è il nome preferito in questo momento qua. Ieri si parlava di Motta, oggi di Tudor. Altro punto a sfavore invece dal lato umano di tutta questa annata nera. Allegri ha avuto il merito di compattare la squadra dopo il meno 15 di gennaio, tenendola lontana da quelle voci che con il calcio non c'entrano nulla. Ma questo è solamente un flebile punto a favore di una conferma. Perché si diceva però che chiunque altro al suo posto sarebbe crollato. La sensazione è che ora ad essere crollato sia proprio lui. Quindi ecco, anche questo è un alibi clamoroso, ovviamente qui ve lo riporto come articolo, come argomentazione, ma in realtà non lo è più neanche quello, cioè è crollata anche quella lì dopo il 4-1 con l'Empoli, mi sa che c'è poco da dire. Per concludere il video volevo anche andare a fare un focus su Di Maria, perché qua incominciamo ad andare in un periodo difficile anche per lui, perché ripeto, le voci su Barcellona e Rosario a questo punto si fanno sempre più forti, perché comunque è un Barça che ha vinto lo scudetto con Xavi e che in qualche modo potrebbe garantirgli un buon minutaggio, un ottimo stipendio, eccetera. Tutto Juve, niente rinnovo per Di Maria con la Juventus, l'argentino deluso, in retroscena. Come riferito da calciomercato.com, la Juventus ha avuto un ripensamento sul rinnovo di Angel Di Maria. Le strade si separeranno a termine della stagione, ma l'argentino, che aveva chiesto un aumento dell'ingaggio, si legge, pare sia rimasto deluso dalla decisione del club bianconero. Al giocatore non mancano le offerte, come vi dicevo, con il Barcellona che sogna il doppio colpo, Messi, Di Maria, cioè addirittura ritornare a,
appunto al grande Leo, e con un ingaggio ovviamente ridotto rispetto al PSG, e con un Leo comunque in calo fine carriera, che però può sicuramente dare di nuovo un grande apporto al Barcellona, che è in auge. Quindi è una situazione da valutare enormemente, perché abbiamo Bonucci che probabilmente lascerà e si ritirerà, ha fatto quasi capire dalle sue parole. Quadrado saluterà anche lui e molto probabilmente o si ritira o va al Nasser, o comunque cercherà di prendere più soldi e fare un ultimo contratto a fine carriera. E poi abbiamo Di Maria, che ha fatto intendere praticamente quasi certamente se ne andrà. E, ripeto, l'altro potrebbe essere Rabiot, che vuole andare in Premier, e quindi anche qui hai quattro giocatori cardine della Juventus che potrebbero salutare, e Sandro, che non sappiamo, ha rinnovato, però ripeto, magari non è diciamo nelle mire del prossimo allenatore, che sarà appunto la Juventus, e magari farà panchina. Quindi ripeto, ci sono tante cose da valutare nella prossima stagione. Sicuramente uno dei capisaldi di questa nuova dirigenza sarà quello di limare i costi. Bisogna rientrare di 150 milioni entro la fine di questo semestre, che sono tanti, quindi devi limare gli ingaggi, devi sicuramente fare una cessione onerosa e puntare assolutamente non solo sui giovani anni 19 e 23, e questo Tudor lo può fare se venisse o Thiago Motta, ma rifar rientrare Rovella, Ranocchia e gli altri giocatori come De Winter, e tanti ne potremmo citare, Nicolussi Caviglia e dir si voglia, dai prestiti esterni. Ditemi cosa ne pensate, mi raccomando, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte a me e Danila. Come sempre vi ricordo, iscrivetevi anche al secondo canale Calcio World 11, troverete tantissimi inserti della Vovo TV spezzettati su argomenti Juve e non solo, e anche di calcio internazionale e di allenatori, e poi interviste pre e post partita. Su Stivello Magno mi trovate anche da Facebook, chiaramente cercatemi, fate durante appunto la ricerca, aggiungetemi come amico, troverete l'opzione per aggiungermi, e scrivetemi in privato, in quel modo vi vedrò nella lista appunto dei contatti, delle chat non lette, vi scriverò, vi aggiungerò, potete scrivermi sempre, e vi farò avere tutte le notifiche del caso anche su Facebook, se non dovessero arrivarvi su YouTube, spesse volte non arrivano lì ma vi arrivano su Facebook. Poi, chi vuole essere salutato, visto che tanti me lo chiedete, qua sotto nei commenti scrivetemi nickname o nome e cognome intero, vi aggiungerò nella lista e vi saluterò in uno dei video mattina, pomeriggio, sera, come promesso sempre a tutti. Per l'abbonamento, visto che tanti me l'avete chiesto anche in privato come si fa, perché è un po' complicato, andate nel portale principale di Stivello Magno e vedete abbonamento. Sotto qua nei titoli e negli hashtag ho scritto anche come fare ad abbonarsi e quali sono i benefit. Maglia di fiducia, primo livello, secondo livello di diamante, e platino il terzo. Ciao ragazzi, un abbraccio fortissimo.